Sono Marco e ogni giorno dall'istante in cui mi alzo penso e marò. E allora mi sono detto, bisogna fare qualcosa per riportarli a casa. Mi serve un eroe, una persona con la parola populista sempre in bocca. Sicurezza, tradizione, presepe, ruspa. Sì, mi serve un eroe che sappia lanciare le ruspe e che si difenda con i tombini di Lisa. Ruspa, 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 ruspa. Con lo Salvini è il gioco satirico dove dovrai ottenere il consenso popolare. Il populismo sarà l'arma principale del gioco. Riuscirai a convertire un terrone in un padano d'oc? Riuscirai a lanciare la tua ruspa mentre i nemici cercheranno di rubarti i voti? Non esiste eccesso di legittima difesa. Se entri in casa mia in piedi, sa che puoi uscirne steso. In questo gioco potrai stringere preziosissime alleanze. Parlo di nani dai capelli rifatti con istinti molto lussuriosi, sgarbati critici d'arte amanti di capre, o parenti di Benito Mussolini che stanno ancora in politica. Signori miei, sappiamo che accanto a ogni grande alleanza si nasconde una perfida rivalità. Parlo di rivalità importante. Come fiorentini che lanciano 80 euro come se fossero shuriken. O ex comici che hanno iniziato a parlare di scie chimiche e metodi alternativi per la cura del cancro, per giunte omeopatici, risultando ancora più divertenti di come erano prima. Ci saranno molti altri personaggi con lo Salvini e potrai deciderlo tu stesso. Purtroppo fare un gioco del genere ha un costo molto elevato, quanto prevede l'acquisto di licenze e l'assunzione di figure professionali come grafici 3D, illustratori, musicisti, doppiatori e imitatori. In base alla donazione che deciderai di effettuare, ti regalerò gadget del gioco o contenuti speciali extra che ti permetteranno di vivere nuovi livelli, esplorare zone diverse o fare cose ancora più epica. Potrei entrare a far parte di uno dei giochi più discussi del web, che è finito su decine di giornali, migliaia di siti e due televisioni. Abbiamo tecnologie di ultima e nuova generazione per darti un gioco qualitativamente all'avanguardia e pungente sotto ogni punto di vista. La satira è un sacrosanto diritto. Se sei d'accordo con me e vuoi vedere questo progetto finalmente vivo, scegli subito la ricompensa e unisci a noi. Call of Salvini è la dimostrazione che anche in Italia potremmo essere in grado di fare dei videogiochi a scopo satirico. All'epoca, quando il gioco era ancora in fase embrionale, finanziai il suo creatore per poterlo continuare a sviluppare. E so che, se ci credete, potete farlo anche voi. Una ruspa che nessuno voleva. Grazie a Salvini ha distrutto una casa. Con l'8 per 1000 a Call of Salvini avete fatto molto, per tanti. In questo video parlo a nome del compositore Giuseppe Verdi e mi dichiaro, da parte sua, estremamente fiero che la mia musica sia stata utilizzata per accompagnare le avventure di un eroe italiano. Call of Salvini è il Duke Nukem di cui abbiamo bisogno, anzi no, Call of Salvini è l'eroe di cui l'Italia forse non ha bisogno, ma certamente si merita. Sostenetelo. Grazie per il supporto che avete dato e che darete più in futuro.